più precisi nei passaggi per poter avviare subito azioni. Adesso c'è la prima conclusione della gara da parte di Fofanà, che all'andata mise a segno una doppietta bloccata a terra da Venere. Viene affidata al numero 4 Maniscalco, che mette in mezzo con il colpo di testa di Fofanà. Che cosa si è divorato Fofanà, che tutto solo ha potuto colpire indisturbato Lovisi. Quindi ecco una... Tanto il pallone in mezzo da parte di Ndiaye non arriva a colpire Alassia, la palla si perde sul fondo. Che riguarda le regole imposte dalla LND, intanto brutto errore nella propria metà campo del numero 6 della Folgore Akur. Poi la conclusione di Pongo, che finisce di poco alta sopra la traversa. Retrocedere da Diaby, che prova il destro da fuori, pallone che però si spegne abbondantemente al lato della porta di Pizzolato. Lo riconquista però la Folgore, il pallone lanciato in avanti per Maniscalco, che salta Ciancimino. Maniscalco poi mette in mezzo, ma la palla è imprecisa, fa ripartire l'azione del Mazzara. Ancora Peterson, si sbaglia un altro passaggio, ancora la Folgore che entra in area di rigore, la conclusione del numero 8 Touré imprecisa. Assolutamente, il Mazzara prova a rispondere con Pongo, che entra in area di rigore, la tiene in campo, la mette in mezzo all'indirizzo di Martello Espino, che però viene anticipato da un difensore in maglia rossonera. Che veramente fa rabbia, probabilmente bisogna fare qualcosa. Adesso vediamo. Adesso Mazzara pericoloso con Alassia, che entra in area di rigore, ma si fa ribattere la conclusione da Pizzolato. La riconquista Alassia, che allarga sulla destra per Ndiaye, entra in area di rigore, ma non controlla bene il pallone. Foglia anche con quell'apertura verso Moses. Adesso palla in avanti per Ndiaye, il tuffo di testa Pizzolato ad anticiparlo, non nuovo anche a essere spettacolare Pizzolato. Sì. Adesso il duro contrasto tra Ndiaye e il numero 2 Chieffo. Finisce adesso il primo tempo tra Mazzara e Folgore. Si va al riposo tra gli applausi della tribuna, e questa è un'altra cosa da sottolineare, si va al riposo sullo 0-0. Pallone ancora, fallo laterale per la Folgore. Adesso Gancitano fa sportellate con Risoleo conquista il pallone, Gancitano però gliela porta via, poi ancora allarga per Sant'Angelo, che si gira col mancino, che chiaramente deve scuotersi per provare quantomeno a ritrovare la vivacità della prima frazione. Intanto un pallone velenoso, una deviazione di un difensore del Mazzara, che va a Maniscalco, che mette in mezzo col mancino, la palla proprio per Fofanà, la rovesciata di Fofanà, che si era coordinato bene. Ora per il Mazzara, poi il pallone finisce ad Alassia in qualche modo in area di rigore. Alassia in mezzo, la deviazione, rigore, la deviazione con un braccio. Arriva adesso il fischio dell'arbitro con la rincorsa di Alassia, che batte, spiazza Pizzolato e porta il Mazzara in vantaggio. Quando siamo al 58esimo minuto, un gol di un'importanza vitale dagli 11 metri, con tutto il Mazzara che va ad abbracciarsi con Alassia, che sblocca il risultato dagli 11 metri. Mazzara 1, Folgore 0. Infatti, quasi un cross. Bisogna stare davvero attenti. Occasione del rigore concesso dal direttore di gara. Intanto pallone messo in mezzo, Ciancimino ad anticipare Fofanà, poi la rovesciata, la battuta del calcio di punizione con Maniscalco, che mette in mezzo Fofanà, che ancora una volta salta tutto solo. In corsa arriva il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Maniscalco, che però non c'entra minimamente la porta. Esce nuovamente fuori, dunque nuova rimessa laterale per la Folgore, con Fofanà per Traoré al limite dell'area. Il entrato Traoré, che finisce a terra, calcio di punizione dal limite. Per continuare a sperare in una rincorsa che avrebbe quasi del miracoloso, che non è un destro, lo si è visto poco fa, è un mancino e allontana bene il pallone. Ancora la pressione della Folgore con Ciancimino ad anticipare Fofanà, poi Sfar che subisce forse fallo da Traoré, l'intervento e la conclusione di Fofanà, che pareggia i conti quando siamo al 72esimo minuto. Gomez l'allarga sulla sinistra per Diaby, che prova il destro da fuori, si oppone cinque mani. Ora Gomez per Alassia, che la mette in mezzo col destro, il colpo di testa provato da Pongo, che però non riesce a colpire, era buona anticipato. Questa sarebbe fondamentale ed è ancora sicuramente possibile, anche perché ci sono poco meno di 10 minuti da qui alla fine. Intanto il colpo di testa provato da Martello Espino, che però non riesce a inquadrare la porta con... Bisogna darsi ancora una sveglia in avanti.
Intanto la conclusione pericolosa, ci pare Fofana, poi questo... però ancora una volta Gancitano in area di rigore, beccato in posizione di offside il giovane attaccante, ci pare Fofana, poi questo... però ancora una volta Gancitano in area di rigore, beccato in posizione di offside il giovane attaccante. E qua bisogna stare attenti, Pizzolato batte lungo quasi in area di rigore giallo-blu, la palla finisce a Giuffrida che prova a metterla in mezzo, si alza però la bandierina del primo assistente dell'arbitro avversario, il pallone che prova a essere protetto dal 10 del Mazzara, parte l'Espino, ma non c'è più tempo, al minuto 99 finisce Mazzara Folgore, finisce con un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca in casa Mazzara, 1-1, ricordiamo le reti al minuto 58 con Alassia che sul rigore porta in vantaggio il Mazzara, che poi viene rimontato dalla Folgore che al minuto 72 ristabilisce l'equilibrio con Fofana.